quarta B del liceo scientifico Respighi abbiamo lavorato a un progetto intitolato Progettiamo l'energia. Da che cosa parte questo progetto? Abbiamo, come tutti sappiamo, la scarsità delle fonti energetiche e gli eventuali rischi di cambiamenti climatici hanno rilanciato in Italia il dibattito sull'energia, in particolare sulla produzione del nucleare e sulle fonti rinnovabili. Quindi la chiave per risolvere la sfida energetica e assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo è certamente l'innovazione tecnologica. Pertanto, il ruolo della fisica ai giorni d'oggi è destinato a diventare sempre più importante perché molte delle moderne tecnologie energetiche e il loro sviluppo dipendono fortemente dalle scoperte e dai risultati fisici. Gli obiettivi del nostro progetto sono far capire l'importanza dell'energia nella vita quotidiana, studiarne le forme, la conservazione e le sue trasformazioni, e promuovere comportamenti più corretti e responsabili nei confronti dell'ambiente. Inoltre, speriamo di stimolare nei nostri coetanei l'interesse per la scienza e per le sue applicazioni. Questo esperimento vogliamo capire se l'aria ha una massa e vogliamo anche determinare la densità dell'aria. Per raggiungere questi due obiettivi abbiamo fatto un esperimento dal nome bottiglia vuota o bottiglia piena. Allora, come tutti sappiamo, l'aria è un gas, no? Quindi se prendiamo un qualsiasi contenitore a pressione ambiente, al suo interno è presente dell'aria. Quindi una bottiglia vuota a pressione ambiente in realtà è una bottiglia piena, no? Che contiene una determinata massa d'aria. Il nostro obiettivo in questo esperimento è appunto determinare la massa dell'aria. Per realizzare questo esperimento abbiamo usato i seguenti materiali: una bilancia di sensibilità 0,1 grammi, una pompa da bici, una bottiglia di plastica con il tappo modificato in modo da poter introdurre aria al suo interno, una siringa dotata di un pistone al suo interno libero di muoversi avanti e indietro, uno spark con sensore di temperatura e pressione e infine un cilindro graduato con sensibilità 5 cm cubi. Inseriamo nella bottiglia vuota una siringa, dotata di un pistone che è libero di muoversi avanti e indietro all'interno della siringa. A questo punto colleghiamo la pompa alla bottiglia e iniziamo ad inserire dell'aria al suo interno, finché il pistone non sarà giunto a metà della siringa e quindi avremo aggiunto un quantitativo di aria uguale a quello che ce n'era già in precedenza. Ripesiamo nuovamente la bottiglia, che quindi avrà una pressione interna doppia di quella precedente. Per calcolare la densità dobbiamo sapere il volume esatto della bottiglia. Per ricavarlo riempiamo completamente la bottiglia di acqua e man mano svuotiamo 150 cm cubi di acqua in un cilindro graduato. Dopo aver ripetuto l'operazione 7 volte, all'interno della bottiglia rimangono solamente 10 cm cubi di acqua, quindi il volume totale della bottiglia è 1060 cm cubi. Abbiamo riportato i risultati di ognuno dei 5 gruppi in cui eravamo divisi in questa tabella, in cui abbiamo quindi registrato la massa iniziale, la massa finale e la massa dell'aria calcolata tramite la loro differenza. Inoltre abbiamo convertito la massa dell'aria da grammi in chili. La massa dell'aria risulta a tutti 53,2 più o meno 0,1 grammi, perché 0,1 grammi era la sensibilità della nostra bilancia. Le masse finali invece hanno risultati leggermente differenti, per cui abbiamo fatto una somma, che risulta 54,4 grammi.
Abbiamo poi calcolato l'errore assoluto mediante la semidispersione, che ci risulta 0,1 grammi. Adesso possiamo fare la differenza tra la massa finale e la massa iniziale, per cui la massa dell'aria ci risulta 1,2 grammi. Per la teoria di propagazione degli errori, l'errore assoluto su una differenza è la somma degli errori assoluti, per cui l'errore assoluto risulta 0,3 grammi. Il risultato finale della massa dell'aria è quindi 1,2 più o meno 0,3 grammi. Il volume che avevamo calcolato era 1060 cm cubi. Il volume con l'errore assoluto è 1060 più o meno 5 cm cubi, dato che la sensibilità del nostro Becher era di 5 cm cubi. Adesso siamo pronti a calcolare la densità dell'aria, tramite la formula massa fratto volume. Il nostro risultato è 1,13 kg su metro cubo. Per la teoria di propagazione degli errori, l'errore assoluto su un quoziente è dato dal prodotto tra la somma degli errori relativi di massa e volume e il valore della densità. Per cui l'errore della densità ci risulta 0,9 kg su metro cubo. Per verificare la bontà del nostro risultato, l'abbiamo confrontato con una tabella presa da un libro. La temperatura del nostro laboratorio era 28,8 gradi centigradi, approssimato a 21 gradi centigradi. La pressione era 101,27 kPa, cioè 75,95 cm di mercurio, approssimato a 76 cm di mercurio. Secondo la tabella, il risultato della densità dovrebbe essere 1,2 kg su metro cubo. Nel limite degli errori sperimentali, il risultato ottenuto è accettabile e l'esperimento ci è quindi riuscito. Possiamo concludere dicendo che l'aria ha una massa ed è possibile determinarne la sua densità. Ragazzi, che cos'è il vento? Per rispondere a questa domanda abbiamo eseguito un secondo esperimento chiamato palloncino a reazione. Lo scopo di tale esperimento è quello di determinare la natura del vento. Questo esperimento qualitativo è basato sul principio di conservazione della quantità di moto e sull'evidenza della differenza di pressione tra l'aria all'interno del palloncino gonfio e quella dell'ambiente esterno. Tale esperimento necessita che siano chiari alcuni aspetti fondamentali. Quando si ha un palloncino sgonfio, vuol dire che l'aria che è al suo interno si trova alla stessa pressione dell'aria che circonda il palloncino stesso. Quando si ha un palloncino gonfio, vuol dire che la pressione dell'aria contenuta in esso è maggiore di quella esterna perché deve uguagliare quella esterna più una certa quantità dovuta all'elasticità del palloncino. Per realizzare il secondo esperimento abbiamo utilizzato alcuni palloncini, alcune cannucce da bibita, del filo da pesca, del nastro biadesivo, alcuni elastici. Prendiamo un palloncino e ne chiudiamo l'estremità con un elastico. Tagliamo un pezzo di cannuccia lungo circa 2 cm e lo inseriamo nel collo del palloncino. Adesso possiamo gonfiare il nostro palloncino e, tenendolo tappato con le dita in modo che non fuoriesca l'aria presente al suo interno, lo attacchiamo alla cannuccia con il nastro adesivo. Lasciamo andare la presa e osserviamo cosa accade. Notiamo che nell'ultimo tratto il palloncino ha un'improvvisa accelerazione, proprio quando è ormai quasi del tutto sgonfio. Per indagare al meglio questo fenomeno andiamo a fare un nuovo esperimento in cui misureremo la pressione interna di un palloncino mentre si sta sgonfiando. Analizzando poi il grafico della pressione in funzione del tempo, andremo a vedere se nell'ultimo intervallo di osservazione vi è qualcosa di particolare. Per fare ciò utilizzeremo un sensore di pressione collegato ad uno spark. Decidiamo di misurare la pressione interna al palloncino mentre si sta sgonfiando. Utilizziamo lo spark e il sensore di pressione, che colleghiamo al palloncino grazie ad un tappo con due fori. Il secondo foro serve per gonfiare il palloncino.
Come in precedenza, tappiamo momentaneamente il palloncino con le dita. Ora lo lasciamo libero e appena inizia a sgonfiarsi azioniamo lo Spark. Lo Spark ci fornisce un grafico che andremo ad analizzare. Il grafico ottenuto può essere spiegato considerando le forze elastiche che agiscono sul palloncino e che dipendono dalla curvatura della sua superficie. Quando il palloncino è quasi sgonfio, le forze elastiche che si sviluppano sulla superficie hanno una componente radiale maggiore. Qualitativamente si può giustificare il fenomeno pensando che nel gonfiare un palloncino si deve fare uno sforzo maggiore all'inizio rispetto a quando questo ha volume maggiore. L'accelerazione del palloncino nel tratto finale è quindi dovuta alla maggiore velocità con cui esce l'aria e questa maggiore velocità è dovuta al picco di pressione. Maggiore è la differenza di pressione fra l'interno del palloncino e l'esterno, maggiore è la velocità con cui la massa d'aria presente nel palloncino esce per portarsi in una condizione di equilibrio. Per rafforzare queste conclusioni abbiamo eseguito un nuovo esperimento chiamato i due palloncini. Ora utilizziamo un tubicino a forma di T dotato di una valvola per gonfiare i palloncini. Prendiamo due palloncini identici e li colleghiamo ad un tubo a forma di T dotato di una valvola. Ne teniamo uno tappato mentre gonfiamo l'altro con la pompa. Gonfiamo anche il secondo palloncino in quantità minore. Misuriamo la sua larghezza facendolo passare a filo tra due paletti di ferro. Adesso lasciamo liberi entrambi i palloncini e notiamo che il palloncino meno gonfio cede l'aria presente al suo interno a quello più gonfio, che infatti, essendosi nuovamente dilatato, non passa più tra i due paletti. Quando diverse masse d'aria vengono a contatto, la zona dove la pressione è maggiore tende a trasferire aria dove la pressione è minore e questo spostamento di massa d'aria avviene con una rapidità tanto maggiore quanto maggiore è la differenza fra le due pressioni. Quindi il vento è uno spostamento di una massa d'aria più o meno veloce tra zona di diversa pressione. Tanto maggiore è la differenza di pressione, tanto più veloce sarà lo spostamento d'aria e tanto più forte sarà il vento. Vogliamo capire adesso in che modo possiamo misurare la velocità del vento. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo realizzato un nuovo esperimento, appunto chiamato l'anemometro. Per realizzare questo esperimento abbiamo utilizzato i seguenti materiali. Un anemometro, lo strumento che permette di misurare la velocità del vento, da noi costruito. Lo abbiamo costruito utilizzando un bastone di legno, posizionato verticalmente su una base, sulla cui estremità abbiamo posto una puntina di metallo, sulla quale abbiamo inserito le quattro braccia in legno orizzontali, di diametro 20 cm, e sull'estremità di ogni braccio abbiamo collocato una coppetta, formata da mezza pallina da ping pong. Abbiamo poi utilizzato un ventilatore e due ostacoli, formati da due cilindri. Posizioniamo il ventilatore a pile ricaricabili di fronte all'anemometro, formato da quattro bracci, e determiniamo la velocità del vento usando le leggi del moto circolare uniforme. Ogni gruppo ha infatti misurato il tempo impiegato dall'anemometro per compiere 10 giri in assenza di ostacoli. Successivamente abbiamo aggiunto due ostacoli diversi tra il ventilatore e l'anemometro e abbiamo compiuto lo stesso esperimento. Come ci attendavamo, la velocità aumenta in assenza di ostacoli. Ogni gruppo ha misurato il tempo impiegato dall'anemometro per compiere 10 giri, prima in assenza di ostacoli, poi in presenza di un ostacolo e infine in presenza di due ostacoli. Abbiamo collezionato i dati ottenuti nella tabella qui mostrata e successivamente abbiamo calcolato la media della velocità ottenuta dai 5 gruppi in assenza di ostacoli, ottenendo il risultato di 13,74 secondi. Abbiamo poi calcolato l'errore assoluto del tempo mediante la semidispersione, ottenendo il risultato di 1,37 secondi,
Quindi possiamo affermare che in media l'anemometro, in assenza di ostacoli, per compiere 10 giri, compie 13,74 più o meno 1,37 secondi. Abbiamo poi calcolato quanto tempo impiegava l'anemometro per compiere un singolo giro, ottenendo il risultato di 1,374 più o meno 0,137 secondi. Tenendo conto del raggio dell'anemometro, che misura 0,10 metri, abbiamo calcolato la velocità dell'anemometro in assenza di ostacoli, che risulta appunto essere 0,46 metri al secondo. Ma, come possiamo notare, per la teoria delle propagazioni degli errori, l'errore assoluto della velocità risulta essere 0,09 metri al secondo. Quindi la velocità effettiva dell'anemometro che impiega per compiere un singolo giro in assenza di ostacoli è 0,46 più o meno 0,09 metri al secondo. Abbiamo ripetuto analogamente lo stesso esperimento, prima in presenza di un ostacolo, ottenendo che la velocità effettiva dell'anemometro che impiega per compiere un singolo giro in assenza di ostacoli è 0,27 metri al secondo, e infine in presenza di due ostacoli la velocità risulta essere 0,18 metri al secondo. Quindi abbiamo visto che il vento è una massa d'aria in movimento, per cui l'energia eolica è anche energia cinetica. Lo scopo del nostro prossimo esperimento, denominato l'energia del vento, è appunto quello di determinare l'espressione dell'energia del vento. Per realizzare questo quarto esperimento abbiamo usato i seguenti materiali. Una piccola lattina a forma di tubo cilindrico del diametro di 6 cm e di lunghezza 12 cm, una piccola elica costruita con il fondo di una lattina, quindi dello stesso diametro del tubo, fissata su un tappo di sughero con uno spillo, e infine un'elica più grande. Per prima cosa abbiamo posizionato su un tavolo un piccolo tubo cilindrico e lo abbiamo lasciato libero senza tappo. Abbiamo poi posizionato un piccolo ventilatore che rappresentasse il vento davanti a una delle due estremità del tubo cilindrico aperto e all'altezza della seconda estremità del tubo sempre aperta abbiamo posizionato una girandola costruita con il fondo di una lattina. Lasciando aperto il tubo cilindrico, l'aria passa al suo interno e raggiunge la girandola facendola ruotare. Abbiamo poi ripetuto questo esperimento chiudendo il tubo cilindrico mediante un tappo in una delle due estremità, precisamente quella rivolta verso il ventilatore. Fatto ciò, possiamo notare che la girandola rimane ferma in quanto l'aria si disperde e non arriva ad essa. Abbiamo ripetuto nuovamente la seconda situazione aggiungendo un'altra girandola più grande, posizionandola dietro quella più piccola già esistente. Si può notare che la girandola più piccola non si muove, mentre quella più grande, appena azionato il ventilatore, inizia a muoversi. Abbiamo capito che l'unica aria che dobbiamo considerare è quella contenuta all'interno del cilindro, perché è l'unica che fa muovere l'elica piccola. Dunque, conoscendo la sezione del cilindro, possiamo calcolare la potenza che l'aria aveva nel terzo esperimento. Calcoliamo la sezione del cilindro, che, dato che era di forma circolare, è pi greco per il raggio alla seconda, e ci risulta 2,826 per 10 alla meno 3 metri alla seconda. Adesso siamo pronti a calcolare la potenza dell'aria con la formula 1 mezzo per densità per sezione del cilindro per velocità al cubo, utilizzando i dati di densità e velocità ricavati dagli esperimenti precedenti. Dunque, nel caso senza ostacoli, la potenza ci risulta 1,514 per 10 alla meno 4 watt. Nel caso in cui era presente un ostacolo, la potenza è 3,005 per 10 alla meno 5 watt. Nell'ultimo caso in cui erano presenti due ostacoli, la potenza è 9,468 per 10 alla meno 6 watt.